speranza nel dolore, lui è forza del mio cuore, è tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore, lui è la sete del mio cuore, colui che adorerò. Gesù è, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù, oh, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù. Cari amici, ben ritrovati ancora una volta a questo appuntamento ormai, come dire, interessante, perché penso che ci siano delle persone che ormai mi seguite fedelmente, però vi devo dire una cosa, beh, non commentate più, non scrivete più, come mai? Vi annoiate? Forse non sono interessanti queste catechesi? Vorrei che ci fosse più dialogo, vorrei che queste catechesi fossero più commentate, che faceste delle domande. Voglio dire, è possibile che non vi suscitano, come dire, delle domande, delle situazioni? Potete anche voi commentare, non è che potete anche aggiungere su quello che dico. Vorrei che queste catechesi, ecco, da oggi, fossero più, come dire, più commentate, ecco, altrimenti diventa un monologo da parte mia, che io vi insegno, vi educo, però poi mettete solo quel mi piace, dai, facciamo qualcosa in più, scrivete qualcosa, va bene? Grazie. Allora, continuiamo il nostro percorso. Maria, oggi parliamo dell'importanza della preghiera. Maria cosa insegna della preghiera? Maria e la preghiera sono una cosa sola. Maria è la Vergine della preghiera. Quanto è necessario pregare per non cadere nelle tentazioni? Lo dice Gesù nell'orto del Getsemane agli Apostoli: pregate per non entrare nella tentazione. Beh, certo, lo dobbiamo dire anche questa. Più si prega e più si viene tentati. Sì, certo. Sì, avete capito bene. Più si prega e più si viene tentati. Però si riesce a respingere con molta facilità ogni attacco diabolico, avete capito? Quindi se da una parte è vero che più si prega e più si viene tentati, perché il demonio trema quando noi preghiamo bene, perché sta perdendo le anime, e allora più si prega e più siamo tentati, ma nella tentazione noi abbiamo la forza per respingere i suoi attacchi, va bene? Quindi Maria è la donna della preghiera, del silenzio orante, del nascondimento e della gioia. Infatti nel Magnificat Maria esalta le meraviglie di Dio in lei. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, grandi cose. Quindi è un cantico di lode a Dio ed è un ringraziamento per ciò che ha fatto la grazia di Dio in lei. Ripeto, è un cantico di lode. In poche parole, lei sa pregare e sa, come dire, come gestire la preghiera, e la insegna a ciascuno di noi. Il cantico di lode dovrebbe essere un po' la nostra preghiera mattutina pure, quando ci alziamo e diciamo: Signore, ti ringrazio perché oggi tu mi hai aperto gli occhi e vuoi che sia strumento di bene e di salvezza per i miei fratelli. Un cantico di lode: ti ringrazio perché tutto è opera tua. Allora guidami, sostienimi in questa giornata. Dovremmo fare questa preghiera ogni giorno. Il Magnificat, che è questa preghiera per eccellenza di Maria, l'ha fatta proprio sua la Chiesa, l'ha fatta diventare preghiera per eccellenza di Maria. È la preghiera di Maria, il Magnificat. Infatti anche nel Vespro la Chiesa canta le lodi di Maria.
Canta le lodi di Maria per il suo Signore, l'anima mia magnifica il Signore, eccetera, eccetera. Maria quindi diventa anche modello di intercessione, se da una parte la preghiera è un cantico di lode e di ringraziamento per quello che il Signore ha fatto in lei e fa anche in ciascuno di noi, la preghiera diventa anche intercessione, come fece lei stessa a Cana di Galilea, ricordiamo quando invitò il figlio a fare il primo miracolo. Il figlio non è che era tanto predisposto, però poi la madre lo convinse, si sciolse dinanzi alla madre e compì Gesù il suo primo miracolo. Pensate un po', per una coppia di sposi. La preghiera quindi non deve diventare egoista, ma deve diventare modo per condividere. La preghiera si condivide. Una persona che non prega per gli altri non prega neanche per se stesso, perché è egoista. Una persona che prega solo per sé, per dire Signore fammi stare bene, Signore fammi questo, Signore fammi quello, ma non si ricorda mai degli altri. Ma pensate anche la liturgia, cari amici, la liturgia, nella liturgia è prevista anche la preghiera dei fedeli, quindi la preghiera per tutti, a partire dalla Chiesa gerarchica, ai governanti, agli ammalati, alle necessità quotidiane. Maria ancora ci viene presentata anche come colei che attende con gli apostoli in preghiera il dono dei doni, lo Spirito Santo, una mamma che vive anche la sua novena allo Spirito Santo. A proposito, la nostra comunità da ieri ha iniziato questo novenario allo Spirito Santo su invito del nostro arcivescovo per far pregare per lui e per la diocesi. Quindi ha chiesto a me in particolare di far fare una novena in parrocchia allo Spirito Santo. Quindi noi come figli ubbidienti ci mettiamo subito in moto, va bene, e invochiamo la presenza dello Spirito per la Chiesa tutta, la nostra diocesi di Catanzaro Squillace e per il nostro amato pastore vescovo. Quindi Maria vive anche lei la sua novena allo Spirito Santo, l'unica novena, pensate un po', che la Bibbia ci indica, e lo fa con Maria e la Chiesa. Pensate un po', nella Bibbia è così esplicita questa chiamata, questo invito a celebrare una novena allo Spirito Santo. Non esiste la novena a Maria, non esiste la novena a Gesù, esiste la novena allo Spirito Santo. Erano assidui e concordi nella preghiera con gli apostoli, Maria e la Chiesa nascente. Quindi per pregare bisogna avere anche lo spirito giusto e pronto, sì, cari fratelli, non si può pregare con disaccordi, è meglio evitare, perché scandalizzeremo i piccoli nella fede. Quando noi preghiamo e gli altri notano che c'è un disaccordo tra di noi, c'è astio, c'è rancore, quella preghiera diventa scandalo. Dobbiamo recuperare allora il valore della preghiera concorde, che spesso non è scontato. Erano assidui e concordi, dice Luca negli Atti degli Apostoli. Quindi via ogni sentimenti di astio o di rancore. Dobbiamo essere concordi, unanimi, assidui nella preghiera. E poi Luca, sempre negli Atti degli Apostoli, ci descrive che erano, ecco, ripeto, assidui, e questo è fondamentale, perché se non c'è assiduità, non c'è fedeltà, e quindi amore per la santità. Come può una comunità, un popolo, camminare insieme se la nostra frequenza non è assidua nei momenti di preghiera, di formazione? Un popolo cresce quando cammina insieme nell'amore di Dio, ma soprattutto nelle indicazioni della Chiesa. Se c'è un'adorazione e il popolo di Dio non partecipa, se c'è la messa domenicale e il popolo di Dio è assente, se c'è una catechesi e il popolo di Dio non si forma, dov'è l'assiduità? Eppure Maria era assidua con gli apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Allora, stiamo uniti in preghiera. E questo è l'invito di Maria che ci fa in questi giorni, un tempo assai difficile, perché stare insieme in questo tempo è veramente difficile, è più facile stare su questi social network che condividere un momento della nostra giornata con una persona in carne e ossa. E quindi la preghiera per noi deve diventare un allenamento affinché ci sblocchi e ci faccia andare incontro ai bisogni degli altri.
La preghiera quindi non diventi egoista, ma diventi condivisione. E questa condivisione poi non sia solo a parole, ma anche nei fatti. Io vi ringrazio, spero che questa tematica su Maria sia interessante e vi prego, se è possibile, se ve la sentite, ma io ci terrei molto, che ci fossero più commenti, che ci fossero domande, ma soprattutto commenti, che ogni catechesi abbia il suo commento, va bene? Così possiamo, aiutare i fratelli, i fratelli e le sorelle che inoltrate questa catechesi. È bello leggere, sentire, ma soprattutto leggere i vostri commenti. Va bene, io parlo, ma vorrei che anche voi, ecco, parlaste con lo scritto, perché gli antichi dicevano verba volant, scripta manent. E allora, forza, penna, oppure dito, in questo caso, digitate, touch screen e scrivete su quello che io ogni giorno vi regalo, con la grazia di Dio, perché non è opera mia, ma tutta è opera sua. Grazie, ci vediamo domani, vi raccomando, ecco, aspetto i vostri commenti, che devono essere numerosi.